In collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano. Buonasera a tutti e benvenuti in diretta al Gioco è Fatto per parlare di calcio dal campionato di Serie D fino alla prima categoria. Anche questa sera saranno le immagini, le grandi protagoniste della nostra trasmissione. Abbiamo ben 27 contributi da mostrarvi con le immagini che arrivano praticamente da tutti i campi. Sarà protagonista anche la VAR del lunedì sera, quindi la nostra moviola per vivisezionare gli episodi più controversi della domenica. Direi subito quindi di accelerare perché il menù è ricchissimo, ricordandovi la possibilità di interagire con noi attraverso SMS oppure applicazione WhatsApp. Ricordo il numero, il 331-1888-676. Non vi dico scatenatevi perché già lo fate e quindi vi ringrazio anticipatamente per le vostre considerazioni, le vostre domande, le vostre richieste di sollecitazione. Cominciamo salutando una bellissima Diletta di Torton. Ciao! Ciao Massi, buonasera e bentornati al Gioco è Fatto. Andiamo subito con gli ospiti, parterre de Roi questa sera. Iniziamo con il nostro amico e collega Lorenzo Agostini. Buonasera a tutti, ciao Diletta, ciao Massi. Direttore sportivo Massimo Manganelli. Buonasera a tutti. Centrocampista della Zenit Audax Mirko Picchianti. Ciao a tutti, buonasera. E difensore della Ciprato Matteo Gentili. Ciao a tutti, buonasera. Abbiamo davvero giocatori contenti questa sera perché sia il Prato che è tornato a vincere con Matteo Gentili che tra l'altro ha anche segnato. Mirko Picchianti, mamma mia, la Zenit che fa l'impresa del giorno, batte la capolista Badesse, quindi un'impresa davvero da copertina. E poi Massimo Manganelli, uno dei massimi esperti di calcio dilettanti della nostra regione, quindi con lui cercheremo di capire cosa sta succedendo in questi campionati che stanno entrando davvero nel vivo. E allora cominciamo subito come scaletta impone dal campionato di Serie D, il girone è là, risultati e classifica della 8ª giornata della regular season, vai! Il Chieri che batte il Ghivizzano 3-1, 1-1 tra Casale e Real Forte Querceta, Fossano che batte la Lavagnese 2-0, 0-0 tra Ligorna e Lucchese, Prato che batte il Vado 4-2, rinviate le partite tra Sanremese Borgosesia e Savona Braa, 0-0 tra Seravezza e Fezzanese e 0-0 anche tra Verbania e Caronnese. La partita tra la Verbania e la Caronnese è stata sospesa. In testa alla classifica Prato e Fezzanese a 16 punti, Chieri 15, Fossano 14. Chiude la classifica Lavagnese Vado a quota 6, Verbania 4, Bra 3. Allerta meteo che ha fatto saltare, come avete visto, diverse partite di questo campionato di Serie D Girone A, però non cambia la testa della classifica con Prato, Fezzanese, Chieri e Fossano che comunque sono tutte con lo stesso numero di partite giocate, quindi 8, quindi la classifica per quanto riguarda la parte che ci interessa, vale a dire la parte alta, è assolutamente rispettante quella che è la realtà. Prato che torna a vincere, quinta vittoria stagionale per quanto riguarda la formazione bianco-azzurra che supera il Vado per 4-2. Matteo Gentili, una vittoria che ci voleva perché il Prato doveva assolutamente cancellare Bra, una sconfitta che aveva lasciato il segno in casa laniera. Sicuramente, anche perché poi giocavamo in casa e in casa bisogna raccogliere i più punti possibili. È una partita comunque difficile, io penso il Vado sia la miglior squadra che ho visto quest'anno, è la squadra che ci ha messo più in difficoltà tra tutte. Siamo stati bravi però a sfruttare le nostre qualità, che sono quelle da calcio piazzato, una squadra non fisica la loro, ci siamo fatti valere sotto questo punto di vista. Lorenzo Agostini, un Prato che ha vinto per 4-2, però come diceva Gentili non inganni il risultato, per diciamo larga parte del match la formazione ligure è stata in partita. Sì, è stata in partita, io credo però che
Forse con qualche accorgimento in più nel primo tempo si poteva andare a un epilogo un po' più tranquillo, nel senso che alla fine Prato ha rischiato pochissimo, perché come diceva giustamente Matteo, lo si vede anche abbastanza tranquillamente fisicamente, quelli del Prato erano messi molto molto bene e meglio rispetto a quelli del Vado. Quindi da questo punto di vista, dopo che va in vantaggio con un quarto d'ora, concede praticamente niente, con una ripartenza loro un calcio di rigore e la pareggiano proprio alla fine del primo tempo, forse riuscendo a concedere, a non concedere, a non cadere in queste piccole, in questi piccoli tranelli, riuscire a portare a casa il primo tempo sull'1-0 e poi magari gestire il secondo tempo con più tranquillità. Poi comunque sono venuti fuori i valori in campo, il Prato era nettamente superiore dal punto di vista non solo fisico ma anche tecnico. Massimo Manganelli, il Prato che quindi ha sfruttato la propria capacità di essere risolutivo sulle palle inattive in un campo come l'Adonelli di Montemurlo, dove questa singola capacità, quella di sfruttare la palla inattiva, diventa sicuramente sempre più importante. Eh sì, sicuramente oggi tante partite sono decise da palle a fermo, questi calci d'angolo. Se poi, come diceva appunto il nostro compagno Vacche, il Vado fisicamente è una squadra che ha regalato qualcosa, ecco, che sicuramente hanno superato una prerogativa che, insomma, che dovevano fare, ecco, voglio dire, l'hanno sfruttata al massimo. Ed è stata decisiva. Adesso andiamo all'Adonelli, rivediamo tutto quello che è successo, però Matteo Gentili, prima di andare all'Adonelli a lustrarsi gli occhi su questa vittoria, ti voglio chiedere cosa non aveva funzionato a Bra, perché a me questa sconfitta è rimasta così indigesta, perché insomma contro il fanalino di coda il Prato non può perdere con quelle modalità. No, non può perdere, però abbiamo fatto su me un buon primo tempo, dove potevamo essere in vantaggio con almeno con due gol di scarto. Ho avuto due occasioni con Cellini, una con Mariani, e poi loro hanno sporcato un po' la partita. Quello che abbiamo fatto noi ieri contro il Vado, il Bra l'ha fatto contro di noi, e non siamo stati bravi in trasferta a pareggiare questa loro voglia, questo calcio più agonistico, diciamo, che non tecnico. E poi hanno preso comunque un gol su una ripartenza da un calcio d'angolo, una cosa che non deve assolutamente accadere una squadra che vuole vincere il campionato. Andiamo all'Adonelli, riviviamo le emozioni di questo match che ha visto il Prato tornare a vincere per 4-2, la presenza ormai degli affezionati tifosi lanieri, un gruppetto di 30 ultras che hanno seguito la squadra quindi anche in questo confronto casalingo, incitandola dall'inizio alla fine. Si comincia subito con il tecnico Vincenzo Espovito, che apporta qualche variazione alla squadra, però subito in avvio al 13esimo il Prato passa in vantaggio, la punizione di Ludovico Gargiulo con il contagiri. Dalle retrovie arriva Diana, lo andremo a vedere tra qualche attimo, Ludovico Gargiulo che quindi era stato preferito nella zona nevralgica del campo con Mariani inizialmente in panchina. Ecco il cross di Gargiulo, ecco Diana che con la coscia riesce a trovare il guizzo vincente e subito il Prato decisivo sulle palle inattivo. Gargiulo disegna e Diana rifinisce, niente da fare per il portiere del Vado che non può intervenire. Festeggia la formazione biancoazzurra, avanti per 1-0. Prato che quindi ha subito in discesa la gara, ma il Vado molto ficcante, molto attento, molto veloce in queste ripartenze. Questo è Gallo che prepara al destro ma spara alto sulla porta difesa dall'estremo del Prato, Bagheria. Ancora il Prato, sempre questa palla dentro con il colpo di testa e la smanacciata del portiere Illante che riesce ad essere decisivo. Poi Fofana prova la bicicletta ma gli va via la catena, come si dice in gergo, perché spara direttamente all'inceneritore del Montale. E poi dall'altra parte ancora la formazione del Vado che porta a casa questo calcio di rigore, il fallo da parte di Carli che va a stendere il giocatore del Vado per il direttore di, ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Fermati un attimo Innocenti in regia, lo salutiamo il nostro Messi in regia, rivediamo questo episodio, lo focalizziamo, lo facciamo commentare a Matteo Gentili. Calcio di rigore sì, calcio di rigore no, questo è l'impatto che andiamo a rivedere tra qualche attimo. Ecco qua con il giocatore del Vado che passa, mi sembra che non ci siano dubbi sulla concessione del penalty, sei d'accordo? Rigore netto, nessuno ha protestato, quindi rigore netto. Rigore netto. E quindi a questo punto rivediamo ancora l'episodio con qua Carli che è un classico
dell'Aste 2000 e si vede perché in quella zona del campo poteva sicuramente attendere prima di andare ad affondare il tackle. Dal dischetto quindi al 46esimo va Donaggio, la conclusione di Donaggio che spacca la rete con questa conclusione centrale ma vincente, è 1-1, è tutto da rifare per il Prato che quindi chiude la prima frazione sul risultato di parità. Il vado è in partita. Negli spogliatoi immagino un Vincenzo Espovito sicuramente molto carico, molto incisivo. Ci sono anche due cambi per cercare di dare maggior linfa alla formazione bianco-azzurra. In avvio di ripresa c'è un altro Prato, il Prato che gioca la mezz'ora, che decide il confronto, la mezz'ora insomma che diventa davvero decisiva. Minuto numero 16 con la rete di Mohamed Fofana, lo schema è sempre lo stesso, la punizione questa volta è di Mariani, lo stacco è di Mohamed Fofana, eccola qua, Mariani con il contagiri, Fofana di testa, portiere del Vado in questo caso mi sembra un po' rivedibile, è 2-1 per chi avesse perso il conto. E qua c'è Fofana che protesta per questo lancio a campo aperto ma l'arbitro non ritiene di intervenire, poi questa punizione dalla distanza da parte di Mariani, la palla alta sulla traversa e poi Matteo Gentili di testa, ancora lui con questo stacco vincente per il gol del 3-1. Stessa dinamica, il Vado sulle palle inattive non ne prende una e qua Gentili festeggia un gran gol che porta sul 3-1 la gara. Ancora il Prato con Cellini, la conclusione Ilante va a ribattere e qua Quassi fa il giocoliere e mette dentro la rete del 4-1. Che gran gol da parte di Quassi, perché questo è un gol non semplice, assolutamente no, bisogna saperlo fare. E poi nel finale la partita si riaccende perché il Vado riesce a trovare il gol del 4-2 con questo tocco di tacco da parte di Alessi e poi attenzione perché siamo al 42esimo e qua ci poteva scappare la beffa perché arriva questo cross con il tocco vincente ancora da parte di Alessi ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Allora ci fermiamo un attimo, Innocenti regia, grazie, cerchiamo di capire quello che è successo. Allora io nel montaggio di queste immagini ipotizzo che il giocatore con la maglia numero 7 del Vado fosse avanti a tutti nel momento in cui si è effettuato il cross. Poi la battuta finale è ininfluente perché ormai il gioco di fatto era già fermo. I giocatori del Vado non hanno protestato troppo, quindi immagino che la posizione fosse assolutamente di fuorigioco. Per onestà intellettuale, come sempre accade qua, il gioco è fatto, però non abbiamo una dinamica precisa né un'immagine limpida. Quindi è una nostra interpretazione. Questo lo diciamo ovviamente a supporto anche gli amici di Vado che ci seguono in streaming. Questo però è l'episodio incriminato. Lorenzo Agostini, che impressione hai avuto dal campo? Allora, dal vivo sembrava onestamente che il 7 Ubakent del Prato, del Vado, fosse scattato leggermente in anticipo su Bassano, quindi dal vivo in realtà sembrava fuori gioco. Poi però ci sarebbe da vedere dalle immagini il momento della partenza del cross, quindi insomma è poco verificabile da queste immagini. Ti dico, dal vivo mi sembrava fuori gioco. Perfetto, e questa è stata anche l'interpretazione del direttore di gara. La partita finisce quindi su questo episodio che poteva cambiare il match perché insomma c'erano ancora 3-4 minuti, poteva andare 4-3 e quindi poteva venire il braccino del tennista, gli spettri, insomma tante situazioni che il Prato è riuscito ad evitare. Matteo Gentili, vittoria importante sulle palle inattive perché avete visto il Prato di fatto ha fatto 4-4 sulle palle inattive e questa è cosa che sicuramente ha fatto la differenza. Ti chiedo la gestione da parte di Vincenzo Espovito che mi sembra non dia chance a nessuno, insomma se c'è un giocatore che va male subito il cambio, anche nel match contro il Vado al termine del primo tempo subito i cambi, insomma la rosa è ampia e il mister ha dato un messaggio chiaro, non c'è nessuno intoccabile, chi va male va in panchina. Ma questo c'ha da ritiro, ce lo disse il mister, che lui è uno che se le cose non vanno mezz'ora, e Abra l'ha dimostrato, mezz'ora ha fatto tre cambi insomma. E ci siamo messi a quattro con l'ingresso di Cecchi, a cui faccio i complimenti perché era tanto che era fermo, ragazzo giovane, ha fatto una grande partita. E abbiamo contenuto meglio i loro attacchi. E poi il mister ce l'aveva detto, ragazzi, oggi riusciamo a vincere solo sulle palle inattive. Siccome non riusciamo a livello tecnico, non siamo al massimo, oggi non riusciamo a gestire bene la palla, possiamo risolverla solo così.
ci ha azzeccato la grande il mister. Assolutamente, anche perché il Vado è apparso davvero molto, con molti limiti su queste palle. A livello di struttura, sì, insomma, a livello di struttura, ma anche a livello proprio di impostazione. Massimo Manganelli, insomma, il Vado ha preso dei gol che gridano vendetta, perché impostazione, anche copertura preventiva, non c'era niente. No, complimenti a tutta Gentile, gran gol. Grazie. Bello davvero. E che escluso il primo, che magari quello di coscia, diciamo, poi gli altri tre sono stati con dei gol comunque. Il gesto atletico e tecnico è importante, loro insomma hanno fatto tre gol belli, e anche se su palle native, ma insomma sono gol anche quelli. Certo, indubbiamente sì, stanno arrivando copiosi gli sms da casa, adesso li andiamo a leggere. Mirko Picchianti: preoccupa però questo Prato che deve ricorrere alle palle native per superare un avversario modesto qual è il Vado, se vai a leggere poi la composizione della rosa. Sì, no, in realtà tante partite vengono decise sui calci da fermo, come ha detto bene il direttore, sono gol anche quelli, quindi io non sarei preoccupato, perché tante partite, la maggior parte poi delle partite vengono decise dai calci da fermo. Lorenzo Agostini, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto del Prato nel match contro il Vado? Un più e un meno. Allora, vai. Cosa mi è piaciuto, e credo che sarà quello che insomma ci portiamo avanti per tutto il resto della stagione, è la profondità della rosa, perché è vero che Esposito, come ha detto bene, ha fatto tre cambi in mezz'ora, ma perché se lo può permettere? Perché se ti puoi permettere di sostituire Surraco al termine del primo tempo sull'1-1, levi Fanucchi, metti un giocatore come Cellini, insomma hai giocatori di qualità, giocatori che sono tutt'altro che dilettanti, come rivendica la Serie D, questo è professionismo. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Alla fine no. Cosa non mi è piaciuto, sinceramente, come ho detto all'inizio, una squadra così, così esperta, così preparata, non può prendere una ripartenza in questo modo, che ti porta poi a subire un gol che poteva poi diventare complicare più il secondo tempo. Poi sulle palle native è stato tutto costruito alla perfezione, però insomma poteva essere gestito secondo me più tranquillamente il finale del primo tempo. Fatto che tra l'altro si è permesso anche il lusso di lasciare fuori, meno inizialmente, Quassi, che è uno dei crack insomma del girone A del campionato di Serie D, quindi insomma questo è un ulteriore elemento che deve far riflettere su quella che è la qualità della rosa a disposizione di Vincenzo Esposito. Questo Matteo Gentili però è un campionato difficile, perché ci sono tutte formazioni non di altissimo livello che però sono molto tignose, molto attenti. Vai a Fossano, ci lasci le penne, vai a Bra e ti fanno la festa, il Vado comunque ha giocato con il coltello fra i denti, insomma sono tutte partite ad alta intensità e ad alta difficoltà. Sicuramente non ci sono partite facili, partite scontate, e la classifica lo dimostra, perché siamo tante squadre in pochi punti e ci sono sempre ogni domenica delle sorprese di risultati, quindi bisogna mettercela sempre tutta, perché ti ripeto, partite semplici non ce ne sono. Adesso andiamo a sentire poi Vincenzo Esposito e anche il vice allenatore del Vado, Luca Monte, però prima di andare in sala stampa diamo lettura di 3-4 sms che stanno arrivando copiosi da casa. Grazie come al solito per il vostro affetto e per il vostro seguito. Vai Diletta. Il Prato è tornato, adesso serve continuità. Adesso serve continuità, una parola importante per riuscire a diciamo primeggiare in questo campionato, perché qui vanno tutti a un allora, perché insomma diciamocelo, la Pezzanese c'è il freno a mano tirato, il Chieri anche, però poi insomma nel girone di ritorno c'è chi cambierà passo, e quindi la continuità è sicuramente una parola importante per poter vincere il campionato. Mi guarda anche Massimo Manganelli, che lui sa come si fa, che senza continuità si va da poche parti. Diretta ancora due e poi andiamo a sentire Vincenzo Esposito. Da casa trovano il pelo nell'uovo. Vai. Su 9 partite abbiamo subito 8 gol, un po' troppi mi pare. Difesa disattenta e da rivedere? Ah, c'è Matteo Gentili, gli diamo diritto di replica, che succede? Bravi a pavoneggiarvi in avanti, a segnare gol, e un pochino meno bravi a difendervi. Forse abbiamo sbagliato un po' troppo, e poi a livello anche individuale, ovviamente il primo gol, il terzo gol di Fossano l'ho fatto un errore io, la marcatura di Bastano sempre a Fossano, però è anche vero che in casa abbiamo concesso pochissimo, ho preso il primo gol penso, se non erro, sul rigore. A Bravi abbiamo preso un gol sul rigore, a Verbania abbiamo preso un gol su un cross da quasi centrocampo, quindi alla Vagna una disattenzione nostra, dopo pochi minuti, però insomma ci lavoreremo. Anche perché i campionati si vincono anche avendo una difesa sempre molto ermetica, insomma. Però da casa vedi, ti fanno le pulci, anche se bisogna essere molto onesti, il Prato ha preso dei gol abbastanza sporadici, a parte la prima partita di Fossano che io non la conto, perché lì è stato un blackout totale. Ma quindi... ci ha fatto bene. Sì, ha fatto bene anche al Fossano. Allora, diretta. Questo è un messaggio
passaggio che personalmente fa molto piacere. Criptico? No, 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 vai. Sono 2 anni e mezzo che non vado allo stadio. L'ultima partita che ho visto è stata quella dei play-out contro il Tutto Cuoio, nella sciagurata annata di Orgoglio Pratese. Ma tra 2 domeniche contro la Lucchese tornerò e non sarò il solo, forza Prato. Beh, questo ci fa enormemente piacere perché insomma si sta risvegliando qualcosa, sta tornando la scintilla, perché questa squadra, indipendentemente dalle palle inattive o meno, intriga. È una bella squadra, una squadra che può vincere il campionato e poi veste quella maglia bianco-azzurra al Fiordaliso, e quando c'è quello, insomma, chi veramente vuol bene al Prato deve andare al di là di qualsiasi polemica, di qualsiasi altra problematica, per la maglia e per un gruppo che sta facendo particolarmente bene. Adesso arriveranno l'ultimo, altri messaggi in questa direzione, con la speranza veramente che si torni a seguire la formazione bianco-azzurra. Vai. Ieri grande vittoria, ora tutti a Borgo Sesia. Vabbè, insomma, non è una trasferta proprio dietro l'angolo, però insomma si può, si può fare una delle più lunghe. Insomma, ma qualcuno abituati, sicuramente andrà. Siete abituati, no? Sì. Insomma, anche perché la Svizzera era veramente a un passo, Borgo Sesia anche. Allora andiamo a sentire Vincenzo Esposito. Sarà stato o non sarà stato soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi dopo la vittoria con il Vado? Sentiamo il tecnico Lanier. È stata la partita più complicata per noi dall'inizio dell'anno, anche se il finale potrebbe far pensare il contrario. Ci siamo contrapposti a una squadra che aveva una struttura, una dinamicità, una rapidità e anche organizzazione che per noi è stato difficile controllare. È stata la volta che ho cambiato più sistemi di gioco e ho cercato di dare più certezza e più riequilibrio a una squadra che ci dava delle difficoltà. Quindi nel primo tempo è trascorso un po' così, l'avrei voluto fare anche un po' prima, ma volevo aspettare la fine del primo tempo, invece non è successo, quindi loro hanno pareggiato assolutamente con merito. Poi noi ci siamo messi a posto meglio sul piano dell'occupazione del campo e ci siamo messi meglio nel recupero palla, e poi noi avevamo in tasca qualcosa che a posteriori si è verificato, ma che noi sapevamo assolutamente che poteva essere oggi la chiave, che erano le palle inattive, perché la loro rapidità vuol dire essere rapidi e brevi linei a discapito dei centimetri. Allora Matteo Gentile, un'analisi molto attenta quella di Vincenzo Espobito, che è stato bravo anche a cambiare in corsa, insomma, modulo tattico, cioè, ha cercato di essere camaleontico, insomma, di creare un Prato che potesse mettere in difficoltà il Vado, ma in difesa, questa difesa a 3 che adesso fa tanto di moda, no? Anche Manganelli, insomma, lo vede, insomma, è una difesa che veramente vi dà maggiori garanzie. È quella su cui abbiamo sempre lavorato, quindi ti rispondo di sì. Però nota positiva secondo me anche il cambio a 4 che abbiamo fatto a inizio secondo tempo, ci ha dato contro di loro una grossa mano. Come ha detto il mister, erano piccoli, brevilini, rapidi. Avete maggior densità al centrocampo. Tanti cambi di campo e tante volte non riuscivamo in ampiezza a raggiungerli difendendo in 3. Invece in 4 abbiamo riempito meglio lo spazio. Anche perché poi il Prato mancava di 2 giocatori importanti come Gianpa e più che altro quel Giovanni Tomi, che è stato squalificato per 3 giornate e che insomma in un campo come quello Ladonelli di Montemurlo, con le sue punizioni, dico che è un giocatore in più, insomma, è veramente importante. Allora, come al solito par condicio, andiamo a sentire anche il tecnico del Vado, il vice allenatore Luca Monte, si è presentato in sala stampa, sentiamo. Per un'ora si è stati assolutamente in partita, al primo tempo dopo 12 minuti abbiamo subito un gol, poi abbiamo costruito e secondo me abbiamo raggiunto meritatamente il pareggio. Siamo partiti bene anche nel secondo tempo, poi 2 calci piazzati, sapevano che loro erano una squadra forte tecnicamente ma anche forte su queste giocate qui e siamo stati puniti. Abbiamo avuto una buona reazione, peccato perché il quarto gol c'è quello che ci ha un po' tagliato le gambe. Però, ripeto, il 4-2, anche l'azione del gol annullato del fuorigioco che poteva portarci al 4-3, abbiamo dimostrato che è comunque una squadra che cerca di stare sul pezzo fino alla fine.
va dato atto insomma che il Vado ha lottato fino al 90esimo con grande impegno, con grande dedizione. Sono una squadra che lascia intravedere anche delle potenzialità per poter disputare un campionato comunque tranquillo. Ancora gli SMS da casa, copiosi, vai! Non c'è niente da dire su questo Prato, siamo la miglior difesa, miglior attacco, nessuno ha una rosa come la nostra, 11 in campo e 6 cambi in panchina di altissimo livello. Vabbè, questo lo dicono i numeri, insomma il Prato che deve confermarsi ovviamente anche nelle gare esterne, perché insomma Prato in casa fino ad oggi è stato assolutamente straordinario, fuori casa invece qualche passaggio a vuoto. Hai capito il motivo di questo, Matteo Gentili? Ti sei interrogato nella tua cameretta la sera prima di andare a letto perché bravi Alnelli e un pochino meno bravo Lantani d'Alnelli? Il campo sintetico in cui giochiamo ci avvantaggia, ci alleniamo lì e magari le squadre che vengono a giocare non sono pronte a quel terreno di gioco, e quindi per noi questo è un grosso vantaggio. Quando invece andiamo in trasferta, giocando tante volte anche sull'erba in cui non siamo abituati, a livello fisico all'inizio pecchiamo un pochino. E poi ti ripeto, come a Bra, le formazioni avversarie tendono a chiudersi e a sporcare la partita. E tante volte per noi diventa difficile giocare e bisogna togliere quegli errori, perché comunque un punto a Fossano, un punto a Bra erano due punti in più classifica che poi a fine campionato fanno comodo. Sono sempre dell'idea che quando non puoi vincere comunque non devi perdere. Assolutamente. Diletta. Ok, tutto bello, ma si vince il campionato e poi si vive a Chianci per altri 40 anni. Cosa ne pensi, Masi? Penso intanto vinciamo il campionato di Serie D e poi dopo ne riparliamo, insomma, perché siamo a processo dell'intenzione. Intanto c'è da vincere un campionato e non è semplice, perché Massimo Manganelli vincere in qualsiasi categoria, dalla terza alla Serie A, è difficilissimo, perché ne vince solo una e quindi non è facile assolutamente. Sono d'accordo, però insomma... Non mi sembra giusto nemmeno nascondersi dietro un dito, insomma. Assolutamente. Il Prato vuoi per Blasone. Il Prato deve vincere questo campionato. Vuoi per Blasone, vuoi per tutto quello che. No, ma la società è stata chiara, insomma, una squadra che fa degli investimenti come ha fatto il Prato, ma che ha una rosa ampia, giocatori della Serie C. Se non vince il campionato fallisce la stagione, punto. Sì, cioè, su questo non c'è un bel dubbio. Poi sul futuro vediamo. Poi magari sicuramente mi diceva. Bravo, l'amico ha ragione lui, se dice, su certi campi ci troviamo in più difficoltà perché magari la squadra avversaria si chiude, ma questo insomma credo sia l'ordine delle cose. Quando si è contemplato insomma mi rendo conto che insomma, insomma la corazzata del girone, insomma, forse non insomma, insomma, i campi sono difficili per tutti, sì, insomma dai. Però, insomma, non c'è difficile ti venga a giocare una partita aperti come se insomma come magari giocano fra. No, quello che lasciava riflettere, anche nelle riflessioni un pochino più a margine, poi per rispondere all'amico a casa, arriviamo in Serie C e poi ne parliamo, c'è la questione Lungo Bisenzio, c'è ovviamente la progettazione futura della società, c'è da ricostruire un settore giovanile, quindi c'è tutto un mondo da scoprire per quanto riguarda l'aspetto futuro, ma intanto concentriamoci sul campione Serie D e vinciamo questo campionato, perché vincere fa bene sempre a tutti. Detto questo, Massimo Manganelli, voglio fare un'altra riflessione. Una squadra esperta come il Prato, questo ci ha lasciato un po' interdetti, non può andare a Bra e prendere un gol a tempo quasi scaduto sul calcio di rigore, cioè deve sapere, come diceva Matteo Gentili nel suo immaginario, gestire anche le situazioni, no? Perché te lo aspetti da una squadra giovane l'eventuale passo falso, l'ingenuità, ma non da una squadra che ha dei 38enni, dei 35enni, insomma dei giocatori che hanno tante partite giocate ad alto livello nel proprio curriculum. Sì, ora lui l'ha presa in modo particolare con i Bra, quella sconfitta. Ma è una tomata, no, ma è un fastidio, sì. Ma tutti, sì, no, squadra che ha zero punti, si cioè inchiodata. Si fa per sdrammatizzare un po', però certamente c'è da considerare anche a che gara di campionato sei stata sconfitta a Bra, che è la terza, la quarta, la quinta, la sesta. Ecco, vabbè, sono convinto, fra 10 partite non perde mai il Prato a Bra, capito? Ecco perché insomma bisogna vedere anche un pochino il periodo in cui accadono queste cose, perché io credo che più il tempo passa e più che a favore del Prato, insomma, perché ovviamente c'è un'amalgama, prende coscienza di quello. Trova le giuste alchimie, le giuste situazioni. Poi insomma, se si ripete spesso la cosa è da analizzare, ma in questa fase qua, se è successo una volta su 8 partite, insomma. Io credo se lo possa anche permettere. Due volte su 8 partite, per essere chiari. La prima non conta, quindi diciamo una, dai, siamo buoni in questa fase. Diretta ancora un SMS,
Vai. Chissà questi ragazzi come sarebbero felici di vincere e soprattutto festeggiare una bella promozione. A Lungo Bisenzio però. Vabbè, a Lungo Bisenzio non si festeggia, si festeggerà alla Donelli di Montemuro, perché quest'anno il Lungo Bisenzio non credo sia nella disponibilità di nessuna società pratese, quindi perché è inagibile. Allora, Matteo Gentili arriva a Prato, c'è stato uno degli acquisti voluti fortemente dal presidente Paolo Toccafondi, l'ADS Califano nel mercato estivo. Ti rituffi nella mischia perché hai avuto una parentesi un po' particolare, hai fatto calcio professionistico, hai fatto poi degli anni in Serie D nella Real Forte Querceta, poi hai deciso mi prendo una pausa ed è stato protagonista sulle TV nazionali, possiamo vedere anche qualche immagine perché sei stato protagonista al Grande Fratello. Ma perché hai fatto questa scelta? Ma chi te l'ha fatto fare? Ah, nessuno, è una scelta mia e l'ho fatta perché venivo in un momento della mia vita a livello sia sentimentale, che mi ero appena lasciato dopo 4 anni, e a livello professionale sono passato da giocare in Serie B a giocarmi la Serie A col Vicenza, dopo la terza operazione al ginocchio, a giocare in Serie D, quindi fondamentalmente non ero contento, non ero felice. Mi è capitata questa opportunità e me la sono venuta a prendere proprio a livello mio di esperienza personale. Ho detto ma ho 30 anni, alla fine sono rimasto da solo dopo 4 anni di fidanzamento, a livello calcistico le cose non vanno proprio benissimo, perché non farlo? Probabilmente lo farebbero tutti, lo farebbero in tanti. Cosa ti ha lasciato il Grande Fratello? No, ti ripeto, anche quello come il mondo del calcio è un mondo molto particolare in cui non mi vedevo e non mi sono poi ritrovato dopo. A livello personale è stata un'esperienza molto, molto forte, molto importante, è una cosa molto surreale, che non puoi vivere nella vita normale. Però dopo un po' il richiamo del campo e dell'erba era troppo, troppo forte. Dimmi la verità, non è che ti dà un po' fastidio essere etichettato come quello del Grande Fratello, no? Perché no. Prato ha preso Gentili e tutti abbiamo scritto dal Grande Fratello al Prato. È giusto così, quello che si ricordano di Matteo Gentili negli ultimi anni è il GF, non è sicuramente un discorso calcistico, magari 3 anni fa era quello che giocava in via Vicenza e che ha fatto la Serie A. Speriamo che a fine anno Matteo Gentili sia quello che porta il Prato in Serie C. Hai chiuso con la televisione, con ho promesso a Paolo che sono venuto, già l'anno scorso mi aveva chiamato e gli dissi che non me la sentivo, non mi andava di prendere in giro perché mentalmente non mi volevo ributtare subito nel mondo del calcio perché avevo da fare altre cose. Quando mi ha chiamato quest'anno gli ho detto presidente vengo a Prato per vincere il campionato, ti prometto. Semmai ti scritturiamo qua a TV Prato per una fiction. Ti prometto che la TV per quest'anno non esiste. Dimmi la verità, ma a livello sentimentale dopo il grande fratello hai avuto risposte positive, quindi? Che lì insomma era parentesi brutta anche quella. Perché? Ho conosciuto questa ragazza all'interno della casa, come sono stati insieme un annetto, poi le cose, un conto nella casa, un conto sono fuori. Fuori della casa, insomma. Meglio tornare a parlare di calcio, però mi sembrava diciamo opportuno anche focalizzare questo aspetto di Matteo Gentili, un ragazzo molto sensibile, molto attento, insomma, che ha deciso di fare questa scelta. Si è rimesso in discussione in un campionato importante come quello di Serie D e sta dimostrando insomma che la possibilità di tornare nei prof ce l'hai, è quello il tuo sogno, no? Tanto col Prato, io come dico sempre, sono un giocatore da Serie D e devo dimostrare di meritarmi la Serie D e magari qualcosina in più, però la squadra c'è, la formazione c'è, non manca niente, quindi perché non parlo con il Prato? Hai visto Massimo Manganelli, la casa del Grande Fratello alla Donelli di Montemuro, eh? Tutto passa, vai. Andiamo avanti. Prato Lucchese a Montemurlo, serve un'altra tribuna e aggiungo tutti allo stadio. Vabbè, allora, qui tutti i lunedì la stessa refrain. Prato Lucchese si gioca alla Donelli di Montemurlo, salvo decisioni ovviamente del questore o di forza maggiore per un eventuale spostamento. Però io penso non ci siano problemi perché, diciamocelo sinceramente, per il momento la Donelli di Montemurlo è assolutamente capiente per seguire le gare del Prato. Ma come Empoli che hanno messo le impalcature più o meno, le corti. Sì. Vabbè, quello è un problema che verrà poi preso in esame più avanti. In questo momento mi sembra assolutamente fantacalcio. Poi mancano ancora 2 settimane. Sì, ma insomma il fantacalcio, che poi insomma a Lucca hanno i loro problemi, sì, lo seguono, ma insomma direi che riempiamo la Donelli, che è bello, ma insomma pensare ad un'altra soluzione mi sembra abbastanza futuristico oggi, poi può succedere tutto.
Diletta. Il Prato è di un'altra categoria, di che stiamo a parlare, Stefano? Vabbè, questo lo deve dimostrare sul campo. Per il momento è in testa alla classifica insieme alla Fezzanese, non siamo al Real Madrid. Quindi insomma ricordiamocelo sempre e anche viaggiamo con i fari spenti, perché poi il campionato è lungo e le problematiche sono tante. Vai! È la Sanremese che ha la miglior difesa con 5 gol subiti. Forse è la vera concorrente del Prato? Vabbè, questo lo chiediamo a Matteo Gentili, così ci fa anche, diciamo, da quello che è l'antipasto poi nel vedere i gol degli altri. Sanremese, Chieri, Fezzanese, chi è l'antiprato? Io penso Sanremese e Chieri abbiano qualcosina in più. Avrei messo dentro anche il Savona, che magari ora ha qualche difficoltà, però magari alla lunga può, penso Prato, Chieri, Sanremese e Savona sono le quattro squadre che alla fine si giocheranno la promozione. Massimo Manganelli, il Chieri di Massimo Morgia, forse la maggiore indiziata. Ma io sono, penso un po' come Gentili, io credo che anche per quello che ha fatto negli anni precedenti e la struttura societaria che ha e Sanremo e Savona, io sono squadre che non metterei da parte, ecco. Secondo me sono loro quelle che l'alternativa. E poi Mirko Picchianti, a gennaio comincia sempre un altro campionato, no? Quindi questo bisogna sempre metterlo in evidenza, più che altro in Serie D. Sì, però penso che comunque il Prato debba far forza sul proprio organico, senza stare a vedere poi le altre, perché sono di un'altra categoria, secondo me. Picchianti, l'avevi visto, Gentile, Grande Fratello, dimmi la verità. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Sì, l'hai seguito, insomma. Certo. Hai dei fans anche qua, bravo. A questo punto andiamoci a vedere i gol degli altri, anzi i gol, sono tutti pareggi quelli che abbiamo e partite rinviate, quindi vediamo veramente poco le immagini. Secondo pareggio consecutivo per la Lucchese, che impatta sul campo del Ligorna, che tornava a casa dopo l'esilio di qualche mese. 0-0 il risultato finale. Fezzanese è fermata sul campo di Seravezza, finisce 0-0 con il Seravezza che ci prova, ma la Fezzanese riesce a portare a casa un pareggio davvero importante. Sospesa la gara tra il Verbania e la Caronnese dopo che si è giocato il primo tempo. Al termine della prima frazione, dove c'erano state occasioni da una parte e dall'altra, vedete un vero e proprio nubifragio e quindi tutti negli spogliatoi, partita sospesa. Questo quindi per quanto riguarda il campionato di Serie D, girone A, l'ottava giornata, segnalando anche la vittoria del Chieri che ha battuto il Ghivizzano per 3-1 con i gol di Melandri, Lucatti, segna ancora Lucatti, Johnson e Della Valle. Matteo Gentili, prima di andare al girone E del campionato di Serie D, domenica a Borgo Sesia per continuare la striscia positiva, non ci devono essere né se e né ma. Hai detto tutto te. Noi andiamo là per vincere, ovviamente, perché abbiamo la rosa e le potenzialità per farlo e bisogna farlo. Bisogna trovare, fare quello scattino, avere quella marcia in più anche in trasferta. Intanto il Prato ha inoltrato ricorso anche sulle tre giornate di squalifica per Giovanni Tomi, vedremo in settimana se ci sarà la riduzione appunto dello stop per il capitano del Prato, ma immagino anche se dovesse venire accolto si passerebbe da 3-2, quindi comunque sicuramente ancora Tomi sarà assente nel match appunto di Borgo Sesia. Avete già studiato il Borgo Sesia? Da domani, oggi era il giorno lì, domani iniziamo da con domani, il, da domani con il mister iniziamo a lavorare. Sul Borgo Sesia. Bene, a questo punto se non ci sono altri sms importanti o che abbiano una logica legata al Prato, andiamo al girone, girone E. Vai, risultati e classifica. Aglianese che batte lo Scandicci per 3-0, 1-1 tra Montevarchi e Monterosi, Foligno al Balonga 1-3, 1-1 tra Grassina e Follonica Gavorrano, il Pomezia che batte il Cannara 2-1, 1-1 tra Ponzacco e Tutto Cuoio e anche tra San Donato Tavernelle e Flaminia, Trastena Bastia 1-2 e 2-2 tra Grosseto e San Giovannese. In testa alla classifica a 18 punti l'Albalonga, Monterosi 17, Grosseto 15. Chiude la classifica Cannara, Flaminia, Pomezia e Bastia quota 8, Montevarchi 7, Tutto Cuoio 2 punti. Le formazioni laziali sempre al comando, Albalonga, Monterosi, poi Grosseto e Scandicci, Grosseto che impatta
2-2 in casa con la Sangiovanese, fa un mezzo miracolo la formazione di Magrini. Lo Scandicci invece ne prende 3 sul campo dell'Aglianese, che sta risalendo la china e si porta a quota 12. In fondo alla classifica, secondo punto consecutivo per il Tutto Cuoio, mentre il Montevarchi fa un punticino ma è sempre penultimo con 7 punti. Continua anche a deludere San Donato Tavernelle con 9 punti, con un pareggio ottenuto proprio con tante difficoltà contro il Flaminia Civita Castellano. Ma cominciamo subito dal super derby, quello che andava in scena al Bruno Bellucci di Agliana, quello tra l'Aglianese, che in settimana aveva cambiato allenatore, via Agostino Jacobelli, dentro Matteo Cioffi, e il lanciato Scandicci di Claudio Davitti, che addirittura è nelle parti alte della classifica e sogna ad occhi aperti i playoff. Massimo Manganelli, prima degli highlights che sono già partiti, ti aspettavi un risultato così rotondo? No, il risultato così rotondo no, la partita però, avendole viste in più occasioni tutte e due, me l'aspettavo così. Ora il risultato no, ovviamente, il risultato così rotondo no, però poi la partita è stata anche una bella partita, giocata bene da tutte e due le squadre, ovviamente calcio anche questo è fatto di episodi. Tanto questo è il primo episodio, allora ci fermiamo un attimo, innocenti in regia, lo rivediamo. Questo è l'episodio, la conclusione di Ferretti, siamo esattamente al quinto minuto, la palla che colpisce il palo, dentro o fuori, cerchiamo di fermarla, innocenti, con la palla che mi sembra in maniera abbastanza chiara sia al di là della linea bianca, della linea di porta, quindi non c'era assolutamente il gol, ha visto bene il direttore di gara Gai di Olbia, quindi subito lo Scandicci protagonista con questa girata di Ferretti. Era l'episodio a cui facevo riferimento, no? Probabilmente questo poteva essere una svolta della partita. Fatti sul capovolgimento di fronte all'11esimo, l'Aglianese passa in vantaggio, c'è l'imbucata di Malotti e il gol di Michelangelo Nieri, il 2001, che riesce a trovare il pertugio vincente. Eccolo qua, vedete Malotti, il tocco per Ranieri che riesce ad entrare e batte il portiere Timperanza. È 1-0. Ci si aspetta la reazione veemente dello Scandicci, 24esimo minuto, Timpiranza va a farfalle e Castellani di testa e si realizza il gol più facile che c'è. Siamo al 24esimo ed è 2-0 con la rete appunto di Guido Castellani, ecco rivediamo con il portiere dello Scandicci che sbaglia diciamo l'uscita e il giocatore Castellani che riesce a realizzare il gol del 2-0, ancora lo Scandicci con l'imprendibile Malotti che quando parte sembra abbia veramente il turbo innestato, la conclusione che finisce fuori. Dall'altra parte lo Scandicci, guardate che grande azione della formazione dello Scandicci con Saccardi che la va a mettere sul palo lungo dove arriva Poli che va a concludere e la mette fuori, e questa è una grande azione non finalizzata. Dall'altra parte ancora l'Aglianese che riesce a fare che cosa? A segnare la terza rete con Daniele Ghidotti, con l'ex giocatore del Prato che riesce a mettere dentro il cross di Rosati, il colpo di testa di Fedi, la palla sulla traversa e Ghidotti che è lì lesto al 36esimo della prima frazione di gioco a mettere dentro il gol del 3-0. L'Aglianese festeggia, Matteo Cioffi è all'esordio in panchina e non ci poteva essere migliore esordio. Nel secondo tempo la partita è in gestione da parte della formazione dell'Aglianese, lo Scandicci ci prova con impegno e costrutto e subito questa una bella azione, questo è Mugelli che quando parte fa veramente paura, il tocco per Ferretti che va con il sinistro, la conclusione che esce al lato della porta difesa da Cipriani, Sinisgallo ancora dentro con la formazione dello Scandicci che con ancora questa giocata di Milton Borgarello porta a questo tiro deviato da Fedi, ancora lo Scandicci che ci prova con orgoglio, ancora Borgarello che era entrato nel corso della ripresa, la conclusione alta sopra la traversa. E poi attenzione perché l'Aglianese si complica la vita, c'è questo brutto intervento di Castellani che vedete entra su Frascadore se non vado errato, intervento molto duro per l'arbitro, ci sono gli estremi per l'espulsione, giusto Matteo Gentili aver mandato negli spogliatoi prima del tempo Castellani per questo intervento? Sembrerebbe di sì dall'immagine, e intervento brutto sulla caviglia. Quando ci sono dubbi perché Bulgarelli non vuole essere da meno di Castellani, con questo calcio da dietro si fa mandare anzitempo negli spogliatoi, ripristinata quindi
la parità numerica in campo. Qua Milton Bulgarello con questa brutta interpretazione da tergo che lo porta appunto ad essere espulso. Qua la punizione da parte di Ferretti, la parata di Cipriani, poi un'occasione per Colombini, una doppia occasione per Colombini con appunto l'Aglianese che rimane sempre con la porta inviolata. Questo è Colombini che non riesce a trovare il guizzo vincente. Finisce 3-0 quindi per l'Aglianese, che vince e convince. Mirko Picchianti, una vittoria assolutamente meritata da parte della formazione neroverde. Sembrerebbe che il nuovo allenatore gli abbia dato anche quello sprint in più, perché 3-0 subito dopo i primi 45 minuti, insomma, una bella vittoria contro uno Scandicci che comunque era lanciato in classifica. Lorenzo Agostini, una Aglianese che ha interpretato la gara lasciando il pallino del gioco allo Scandicci, facendo impostare lo Scandicci e poi avendo queste ripartenze davvero letali che poi hanno finito per fare la differenza. Sembra che sia successo esattamente l'opposto di Scandicci Aglianese l'anno scorso, era la prima sulla panchina di Jacobelli, dell'Aglianese ovviamente. Questa era la prima di Cioffi, quindi è il caso che un po' si ritorna, però con interpreti opposti, quindi in quel caso fu lo Scandicci a far gestire all'Aglianese, che poi sbagliava spesso a centrocampo in difesa, facendo partire in ripartenza lo Scandicci che vinse 3-0, qui è successo il contrario. Poi Cioffi secondo me ha messo anche una formazione abbastanza spavalda, perché c'erano Nieri, Malotti, Castellani e Rosati tutti insieme titolari, quindi insomma una formazione abbastanza sfrontata subito all'inizio, chiaro segnale che la voleva vincere in tutti i modi alla prima. Ed ha avuto ragione. Allora, diretta SMS da casa, poi andiamo in sala stampa a sentire i due allenatori, anche perché l'Aglianese, lo sottolineiamo, ha battuto uno Scandicci che forse è una delle formazioni più in forma in questo momento del campionato. Vai. Che prospettive ha l'Aglianese? Lorenzo Agostini, numero uno. Che prospettive ha l'Aglianese? Visto che te lo chiedo, Lorenzo Agostini, prospettive mi sembra interessanti, no? Sì, è una squadra che, l'ha detto anche Vitale, insomma, più di una volta, è una squadra che deve salvarsi, però fino a questo momento, secondo me, con Jacobelli non aveva fatto per nulla male. Questo allenatore, insomma, dice anche Massimiliano, è un allenatore serio, competente, che sa far quadrare bene la squadra, quindi sicuramente può essere una delle sorprese, questo sì. Per il momento un Aglianese che insomma sta rispettando quelle che erano le prospettive della vigilia, è lì nella zona intermedia della classifica, però questa vittoria contro lo Scandicci è davvero interessante e lascia intravedere possibili miglioramenti anche della situazione della classifica. 3 SMS e poi vado da Massimo Manganelli, vai. La partita l'ha vinta l'Aglianese, ma l'ha fatta lo Scandicci. Ah, sotto il profilo del gioco e con la costruzione del gioco, indubbiamente sì, Massimo Manganelli, perché insomma il pallino del gioco l'ha avuto spesso lo Scandicci, però poi ce lo dirà Cioffi nel dopogara, l'avevano proprio preparata così. Diletta? Troppi errori in fase di finalizzazione per lo Scandicci. C'è ancora qualcos'altro, se no andiamo a sentire Matteo Cioffi riguardo appunto questa gara e poi sentiamo anche Claudio Davitti. Dove l'ha persa Davitti Manganelli secondo te? Ma secondo me più che Davitti, io dico che se l'Aglianese continua ad avere questa esuberanza in campo, cioè intendo dire giocare un cervello, ripartire quando è il momento, lei ha fatto delle ripartenze che secondo te è la classica squadra che ti fa fare bella figura, però vince lei. Certo. Perché il pallino del gioco te lo lascia a te e poi ti trafiggono, perché questi hanno davanti 3-4 giocatori e quando partono fanno male. Mi ha intrigato parecchio la posizione di Malotti. Malotti che è stato veramente un crack incredibile, cioè sia in occasione del primo gol ha fatto un paio di accelerazioni straordinarie, quindi insomma la capacità anche di aver trovato a Malotti forse una posizione dove può essere devastante. Sì, Malotti sta facendo non bene di più, però io domenica li ho visti a Gavorrano anche, e domenica a Gavorrano, ieri ha giocato Castellani, a Gavorrano ha giocato il... Rozzi. No, Vangi. Ha giocato Vangi. E devo dire che la prestazione della squadra è stata la solita. I sistemi di gioco è il solito, però mi sembrano due giocatori che questi qui possa andare tanto a questa squadra, sia l'uno sia l'altro. Io ieri ho visto Castellani
a parte la rete, ma se siete creati, fate andare a prendere palla, è andata a dialogare con compagni, e so la cosa l'ha fatto Vangi domenica a Ponza. Il professore Classi a 2 punte, con 2 mezze punte come anno di Malotti e Rosati, insomma, questi se gli lasci spazio fanno danni. E queste sono le grandi scommesse vinte per il momento da Lorenzo Vitale, perché insomma, certo, sia Vangi sia Castellani venivano da anni non certo eclatanti, da categorie inferiori. Insomma, questo però è... Questo vuole essere un riconoscimento del lavoro fatto. È un altro tema. Allora, a questo punto, se non ci sono... Vai Diletta, poi andiamo in sala stampa. Una bella vittoria per l'Aglianese che sembra aver trovato il giusto assetto. Bene, allora sentiamo Matteo Cioffi all'esordio, migliore di così non poteva essere, per il nuovo tecnico dell'Aglianese che ha battuto lo Scandicci. Sentiamo. Un 3-0 nitido, secco, ma è stata una partita molto sofferta perché il valore dell'avversario sono tanti. Però sono contento perché i ragazzi volevano tanto questa vittoria ed è frutto soprattutto del loro lavoro e di quello e dei loro valori. Lo Scandicci ha fatto 12 dei 18 gol su ripartenza e quindi è una squadra abituata a far giocare le altre squadre. Volutamente l'abbiamo portata in quello che secondo noi sapevano fare peggio. Come vi ho detto, è stata una partita sofferta. È ovvio che è una squadra, siamo una squadra che dovrà essere più propositiva e tenere più il gioco in mano, dipende anche dall'avversario. Questa è l'analisi di Matteo Cioffi, insomma, che l'aveva preparata così, e quindi a questo punto per par condicio sentiamo Claudio Daviti. Lui era un po' arrabbiato perché insomma si aspettava maggior incisività dai suoi ragazzi, perché insomma lo Scandicci stava attraversando davvero un periodo di forma straordinario. Sentiamo Claudio Daviti. L'Aglianese ha preparato una partita in un certo modo, è stata brava a rispettare le consegne di mister Matteo Cioffi, al quale faccio i complimenti. Noi siamo stati non bravi, anzi abbiamo sbagliato nelle scelte in tutti gli episodi, chi è più bravo negli episodi a questo giochino vince. Cosa non ti è piaciuto dello Scandicci? La gestione degli episodi, un pochino più di maturità, di attenzione. Sicuramente potevamo fare meglio perché la squadra, secondo me, nei 90 minuti si è fatta preferire con tantissime occasioni da gol, mi sembra. Claudio Daviti, quindi l'analisi del dopogara. Massimo Manganelli, comunque rimane un inizio di stagione davvero positiva per questo Scandicci, che a me intriga perché ha davanti tante alternative, tanti giocatori importanti, insomma, che possono sicuramente far bene. Quindi questa di Agliana la etichetterei come una domenica sbagliata, però insomma la squadra ha potenzialità secondo me per poter essere protagonista in zona playoff. Secondo me lo Scandicci è un'ottima squadra, una buona, ottima squadra, perché in alcuni casi è vero assomiglia all'Aglianese, perché anche lo Scandicci quando riparte non è da meno dell'Aglianese, però è più portato a giocare lo Scandicci, l'Aglianese va più in profondità. Io credo che se loro ci credono, perché ieri io ho avuto l'impressione di una squadra che ha un po' la pancia piena, cioè vengono dei risultati importanti, fatto bene. Abbiamo bisogno di un ceffone. Qualità, quantità, l'hanno messa quanto hanno voluto fino ad oggi. Hanno fatto vedere lì e basta, sono fatto. Ieri l'ho visti poco, una squadra con la pancia piena, cioè poco desiderosi, poco arrabbiati, tanto per essere, per fare un esempio eclatante. Allora, se loro sanno gestirla come credo, perché il mister sicuramente non ha problemi, il direttore uguale, quella sconfitta di ieri, quegli schiaffi che hanno preso, può essere anche salutare, sperando di portare un po' i piedi per terra, e probabilmente hanno tutte le caratteristiche per essere protagonisti in questo campionato, che è equilibratissimo questo. Qui c'è veramente equilibrio, più che nel girone A ovviamente. Manca un vero padrone. Esatto. Dall'altro domenica qui a Turri arriva il Grosseto, quindi un'altra grande del campionato, e lo Scandicci è un ammazza grande. Io delle squadre che ho visto, devo dire che lo Scandicci e anche l'Aglianese sono le meglio squadre che ho visto. Ho visto anche il Monterosi, che non mi ha fatto una grandissima pressione. Mi parlano molto bene l'Alba Longa, ma non l'ho vista, aspetto di vederla poi. Dal vero, insomma, per poter valutare in maniera attenta. A questo punto direi di vedere il Grassina che impatta 1-1 con il Follonica Gavorrano. Ecco le immagini
che appunto arrivano dal campo di Belmonte, con appunto questo pareggio tra il Folloneca Gavorrano e il Grastina, un punto direi importante per la formazione del Grastina contro il Folloneca Gavorrano, che con l'arrivo appunto di Indiani in panchina cerca di risalire la china, perché era partito ovviamente con ben altri obiettivi. Il Grastina tiene bene botta, si rende anche pericoloso, anche se il Folloneca Gavorrano ha colpito anche un una clamorosa traversa con Brega, come avete visto. Insomma, una partita equilibrata più che altro nella prima frazione di gioco, con il Grastina che riesce a mettere in evidenza tutte le proprie caratteristiche. Qua il Folloneca Gavorrano ha una opportunità gigantesca per portarsi in avanti, ma non la riesce a finalizzare. Qua il portiere Burzagli è bravo in due tempi ad essere reattivo. Matteo Gentili, ti ha deluso questo Gavorrano? Perché insomma si aspettava qualcosina in più, eh? Le aspettative erano tante. A livello della rosa penso sia una delle prime della classe sicuramente nel girone. E il fatto del cambio allenatore subito così, dopo il ritorno di Brunelli, sicuramente fa pensare. Vedremo, è un momento fortunato per il Gavorrano, che ha colpito due legni, sbaglia l'incredibile, insomma, anche in questo caso l'errore di Christian Brega. Insomma, sicuramente il momento congiunturale non è positivo. Poi, anche la squalifica di Brega, perché ha preso 4 giorni di squalifica. Però le squalifiche, sai, quando ci viene squalificati c'è sempre qualcosa che ha portato a fallo. Ovviamente, no, sicuramente. Su quello diciamo possiamo disquisire. Tanto abbiamo visto il gol di Giulio Grifoni, l'ex giocatore del Prato, che ha portato avanti al 17° del secondo tempo il Folloneca Gavorrano, e poi il pareggio di Villagatti, che va in cielo al 30° per il risultato di 1-1, quindi porta a casa un punto davvero importante il Grastina contro il Folloneca Gavorrano, che ha preso due traverse, ha sbagliato l'incredibile. Insomma, qualche rammarico c'è almeno nella rivisitazione di queste immagini. Diletta, se ci sono degli sms puoi andare con la lettura, prego. Pareggio acciuffato in extremis, la squadra ancora zoppica. Sì, un Grastina che però insomma aveva di fronte, mi sembra, Lorenzo Agostino, una squadra tecnicamente più forte. Il Gavorrano ha fallito l'incredibile. Sì, sì, anche perché insomma, se stiamo a vedere il valore tecnico del Follonica e del Follonica Gavorrano, chiaramente è superiore rispetto al Grastina. Il Grastina veniva da qualche settimana di sbandamento, iniziato con la sconfitta in Coppa con lo Scandicci, quindi forse una prestazione anche di risposta, di riscatto per provare a continuare in questa salvezza. Chiaramente il punto serve molto più al Grastina che al Gavorrano. Come è sviluppata la partita, indubbiamente sì. Chiaramente, anche perché poi l'obiettivo te ne richiede meno di punti, no? Quello del Grastina rispetto a quello del Gavorrano. Però ha detto bene anche il direttore, insomma, è un girone veramente molto molto equilibrato, ci si può aspettare, cioè, non è che ci si meraviglia per un pareggio del genere, insomma. Mirko Picchianti, il Grastina che conosci abbastanza bene, all'esordio in Serie D, insomma, il pane duro della Serie D è tutta un'altra cosa rispetto all'eccellenza. Beh sì, suppongo che ci sia un bel salto tra l'eccellenza e la Serie D, quindi sicuramente il primo anno sarà complicato, però penso che abbiano tutte le carte in regola per poter mantenere la categoria. Non sono partiti male, secondo me. Sì, stanno facendo bene per quelle che sono le potenzialità della squadra, che sicuramente ha l'obiettivo della permanenza in categoria, e in questo match con il Folloneca Gavorrano sicuramente il pareggio è davvero importante, anche se insomma Brega ancora impreca per questa traversa colpita in avvio di ripresa. Poi il gol di Giulio Grifoni, un'altra opportunità per Christian Brega, che non riesce a trovare il tapin vincente. Insomma, il Gavorrano le ha provate tutte, questo invece è il gol di Grifoni, e poi al 38° il colpo di testa di Villagatti, perché è un giocatore davvero importante per il Grastina, il suo colpo di testa vincente. Diletta, dimmi. La potenza di TV Prato, hanno levato le reti a Grastina. Ah no, questo è vero, hanno levato le reti, e questo però non è assolutamente la nostra potenza, ma è una decisione della società del Grastina, d'accordo con la Belmonte. Però indubbiamente adesso vediamo delle immagini che sono tali, non ci sono più le reti di protezione, quindi questo ovviamente per noi è un grande vantaggio, però non è assolutamente un nostro merito, quindi ringrazio il telespettatore per averci dato questo merito, che però non è nostro, e quindi possiamo vedere
dire, le immagini del Grazia con maggior attenzione e anche con maggior gradimento. Adesso andiamo a vedere il San Donato Tavarnelle che impatta 1-1 contro il Flaminia Civita Castellane in rimonta al 38esimo del secondo tempo, riesce quantomeno a rimanere in partita. Massimo Manganelli è legato a San Donato Tavarnelle, quindi ti chiedo, questa è una delusione del campionato perché ci si aspettava molto molto di più. Che dirti, certo che sono legato, è passato tanto tempo con loro, prima e dopo. Però devo dirti che ora loro giustamente quest'anno hanno avuto una serie di problematiche, infortuni, prima di partire, squalifiche, le tre giornate. Quindi credo attenuanti ne abbiano. Ora i punti effettivamente molti non sono, però insomma, c'è anche da considerare che il campionato è cominciato da poco. Se riescono a prendere continuità, insomma, poi rientrare in quelli che erano i loro programmi e poi credo ci siano a livello di buona classifica per poter cercare di arrivare a playoff. Insomma, non è che... Un avvio di stagione un po' complicato, quello della formazione appunto poi del San Donato Tavarnelle. Cambi molto, capisci, e quindi poi c'è sempre un po' da ricominciare da capo, insomma, intendo dire che quando tu metti dentro 6, 7, 8, 10 giocatori nuovi, insomma... Intanto abbiamo visto il vantaggio di Sirbu per quanto riguarda il Flaminia Civita Castellana, che in questo caso è il portiere del San Donato, vale a dire Cucchiararo, non è stato esente da colpe. E poi al 38esimo del secondo tempo il pareggio di Salvadori, che riesce a ristabilire il pareggio e insomma addolcisce la pillola di una partita che certo non è soddisfacente per la formazione di Venturi. Diretta, se ci sono degli sms li andiamo a leggere. Ma si sono scandalizzati dal colore della sua cravatta, non fa altro che arrivare messaggi perché sì, sembra una cravatta viola. No, ma, che ma diciamo la verità. No, è blu e rossa. È quindi blu e a casa possono stare tranquilli. Vabbè, poi anche se fosse viola ci sarebbe da scandalizzarsi, comunque è blu e rossa. Possiamo confermare, mi sa che da casa hanno visto male, però non ci sarebbe stato nessun problema neanche se fosse viola. Allora, a questo punto andiamo a vedere i gol degli altri, c'è altre, il vestito è grigio. Andate a fare il gioco è fatto a Scandicci, siete tutti contenti. Vabbè. Cioè qua siamo bianca-azzurri fino all'ultima diciamo stilla, sono 30 anni che ci raccontiamo il Prato, vabbè, se può qualcuno può polemizzare, polemizziamo. Andiamo a vedere il gol della Serie D, l'ottava giornata, per quanto riguarda il girone E, tutti i gol degli altri, pronti, via! Montevarchi impatta con il Monterosi per 1-1, il vantaggio del Monterosi con Roberti al 91esimo, ancora Giustarini per Malotti, è un pareggio davvero importante. Manganelli non ha visto l'Alba Longa dal vero, glielo facciamo vedere in televisione, in vantaggio sul campo del Foligno con Lusada, poi il pareggio per quanto riguarda il Foligno con Buonaventura. Poi segna il gol del 2-1 per l'Alba Longa, Casimirri, eccolo qua, l'ex giocatore appunto della formazione del Monterosi, Casimirri, che riesce a realizzare il gol del 2-1 e poi nel finale la terza rete realizzata da Magliocchetti. Clamoroso quello che è successo a Grosseto, avanti per 2-0 a San Giovannese, Guidotti e poi Rossetti. Il recupero del Grosseto nel corso della ripresa, questo è il secondo gol, lo realizza appunto Rossetti. Eccolo qua, il Grosseto che si rimette in carreggiata, questo è il gol del 2-1 con Boccardi e poi il calcio di rigore arriva al 70esimo, questo è il fallo che decreta il penalty dal dischetto Cretella. Fa 2-2, si salva il Grosseto. Il Pomezia batte il Cannara in rimonta per 2-1, segna ancora Bazzoffi, l'ex giocatore del Prato, terzo gol consecutivo. E poi la rimonta del Pomezia con Massella per l'1-1 e poi al 95esimo, guardate cosa si inventa Arduini, un gol strepitoso, 95esimo, Arduini sembra tomba veramente nei migliori anni della sua carriera.
l'attacco è tutto cuoio, finisce 1-1 il vantaggio con Tehe per quanto riguarda appunto la formazione del Ponsacco, e poi il pareggio di Chicchiarelli per il tutto cuoio, secondo punto consecutivo per la formazione della presidentessa Coia. Bastia vince sul campo del Trestina per 2-1, questo è il primo gol, lo realizza Ruffini. Arriva poi il raddoppio realizzato da Silla, 2-0 per il Bastia. Nel finale il Trestina accorcia le distanze con il gol di Fumanti, eccolo qua, finisce 2-1. Prima di andare in pausa pubblicitaria andiamo a scegliere il gol bello della settimana, quindi vediamo quelli che abbiamo selezionato, pronti, via! Il primo gol è questo di Arduini del Pomezia, fa qualcosa di straordinario davvero, slalom, è il gol che dà appunto il 2-1 alla formazione del Pomezia. Questo è Fumanti del Trestina, colpo di testa davvero perfetto, sceglie bene l'elevazione e segna il gol. E poi fuori classifica, vediamo chi mettiamo, Matteo Gentili, Prato, colpo di testa, girata davvero splendida. Matteo Gentili, che gol scegli? Il tuo, immagino. No, no, Arduini. Arduini ha segnato veramente un gol. Picchianti. Io da fan del Grande Fratello, Matteo. Matteo Gentili, perfetto. Manganelli. Io ho permesso, io ho già fatto Gentili, non la scelgo Arduini. È un altro gol, dai, diciamolo sinceramente. Lorenzo Agostini. Sì, Arduini ha fatto un gran gol. Perfetto, e quindi Arduini vince questa nostra puntata per quanto riguarda il gol bello della settimana. Ci fermiamo adesso un attimo, momento di dare spazio alla regia, ma non cambiate canale perché dobbiamo raccontarvi appena rientriamo come la Zenit ha battuto le Badesse. Tutti i gol del campionato d'eccellenza toscano, girone B, poi la promozione della prima categoria. Non cambiate canale, torniamo subito. Ripartiamo a tutto gas per quanto riguarda il campionato d'eccellenza toscano girone B, risultati e classifiche. La nostra diretta è pronta a leggerci quello che è successo, vai! Baldaccio Sinalunghese 0-1, 1-1 tra Fortis e Lastrigiana, 0-0 tra Fogliano e Antella e anche tra Poggi Bonzi e Collegiana. Il Porto Romano invece che batte il Valdarno 2-0, 1-1 tra Rignanese e San Gimignano, il Signa che batte il Terranuova 2-1 e la Zenit che batte il Badesse 1-0. In testa alla classifica appunto sempre il Badesse a 14 punti, Porta Romana 13, Baldaccio e Poggi Bonzi 12. Chiude la classifica il Fogliano a quota 8, Collegiana, Rignanese, San Gimignano e Valdarno quota 6, Fortis quota 4. C'è qualcosa che non torna perché le Badesse perdono sul campo della Zenit e rimangono in testa alla classifica perché il Poggi Bonzi pareggia, la Baldaccio Bruni perde, il Terranova Traiana perde. Porta Romana arriva invece vincendo. Insomma, le Badesse sono veramente la squadra più forte del campionato, Mirko Picchianti? Ma sì, credo di sì. Però, come dimostra la classifica, è un campionato equilibrato perché se guardi la classifica è cortissima. Le Badesse dopo 8 partite, la prima a 14 punti, quindi neanche 2 punti a partita. È tutto molto livellato. Insomma, se dovevano ammazzare il campionato lo stanno ammazzando a metà o non lo stanno ammazzando per niente. Massimo Manganelli, dico bene? Sì, la Badesse è il prato dell'eccellenza. Cioè, insomma, credo che a lunga corsa, poi il ciampo ci può stare, ma per senso non da togliere alla Zenit, sì, sì, che so la bontà che
Adesso la Zenit punta in alto dopo aver battuto le Badesse, però Mirko Picchianti, o dobbiamo chiamare i pompieri qua fuori, no? Non è questione dei pompieri, ovviamente non è una vittoria che può far testo, ovviamente è una vittoria importante contro una squadra, contro la squadra più forte del campionato probabilmente, però noi ora dobbiamo intanto affrontare bene la prossima partita, perché altrimenti questa vittoria perde di importanza. Sai cosa ha la Zenit, Manganelli? Quello che si diceva prima, continuità. Dovete trovare continuità per riuscire ad essere protagonisti fino in fondo. Allora, vediamo cosa è successo al Bruno Chiavacci. Un rinnovato Bruno Chiavacci, splendido manto erboso, insomma, dopo i lavori di rifacimento. Possono partire le immagini quindi che arrivano dal campo pratese, Zenit e Badesse, con la formazione delle Badesse che insomma era atteso al test probante sul campo pratese. Intanto si comincia subito con questa conclusione di Marino che colpisce Abdija e la palla che finisce poi sul fondo. Ecco Mirko Picchianti con questo tocco dentro e arriva poi Scaglione, conclusione che finisce alta. Frati, per quanto riguarda la formazione delle Badesse, ecco al termine di questa azione, va con il sinistro ed è bella la deviazione del portiere Ricciarelli, che poi sarà grande protagonista del confronto. 23esimo momento topico del match, con questa azione che porta al vantaggio della Zenit. Saccenti, ecco qua il tocco poi per Melani, l'1-2 con Scaglione e Melani trova il gol del vantaggio. È un super gol, è un fantagol, Picchianti, davvero straordinario. Sì, sì, è stata una bella azione, tutta sul binario di destra, un bello scambio che ha portato Melani al tiro, ha trovato un bell'angolo, un gran gol. Gol del vantaggio al 23esimo, primo tempo che di fatto si chiude qua, l'esultanza di Melano, l'esultanza anche del pubblico del Bruno Chiavacci per questo vantaggio della formazione della Zenit. Nella ripresa ci si attende la riscossa delle Badesse, ma la Zenit tiene bene perché sale in cattedra il portiere Ricciarelli. Questa è la prima parata sulla conclusione di Mitra, quindi subito importante appunto la parata del portiere della Zenit. Audax, ancora le Badesse con Frati direttamente dal calcio d'angolo, ancora Ricciarelli riesce ad opporsi. Formazione della Zenit che ha un'opportunità con Manganiello, poi il tocco per Scaglione che poteva chiuderla, qua si poteva fare meglio Picchianti. Sì, ovviamente si può sempre far meglio, qui se fa gol probabilmente sul 2-0 si dà una bella mazzata, però ovviamente vabbè, è andata così, ci va bene anche l'1-0. Questo è Abdija che avanza, prova la battuta con il destro, palla che finisce fuori. Poi occasionissima per Motti, l'ex giocatore del Jolly Montemurlo, ancora Ricciarelli riesce ad uscire e ad essere decisivo. Le Badesse fanno il massimo sforzo per cercare di arrivare al gol del pareggio e qua Finoc spara altissimo da buona posizione, non era giornata per le Badesse. Ancora la formazione di Giovanni Maneschi, ancora Motti, ancora Ricciarelli, sempre decisivo, sempre reattivo con questo intervento. E poi la conclusione da parte di Mita, la palla sul fondo e nel finale ci prova anche Sabatini, lo vedremo tra qualche attimo, il difensore della formazione delle Badesse, ma Ricciarelli è in giornata di grazia e riesce a deviare. Matteo Gentili, insomma, queste Badesse hanno capito che è dura vincere il campionato. È dura per tutti, poi quando sei la squadra che deve vincere per forza non è mai facile, quando vai in trasferta specialmente. I tuoi avversari mettono sempre un qualcosina in più, no? Arrivano i favoriti, i più forti del girone, quelli che devono ammazzare il campionato, do magari il 150%, se il 100%. Una grande vittoria per la Zenit Audax. Mirko Picchianti, prima degli SMS che stanno arrivando da casa, questa Zenit vuole che cosa? Playoff? Volete puntare in alto? Anno di transizione? Si è arrivato alla Zenit perché ritorni, perché eri il capitano di una squadra che ha fatto qualcosa di straordinario in quello spareggio con l'Aprilia che ancora è rimasto nei ricordi di tutti i tifosi della Zenit. Quest'anno volete cosa? Ma sicuramente penso che la società voglia fare un campionato importante, ovviamente questo... Importante cosa significa? Importante... Perché, cioè, come quando dicevo voglio fare il progetto, ma cioè, tecnicamente volete i playoff? Ma io penso che l'obiettivo debba essere i playoff, però allo stesso tempo, come ti dicevo prima,
Dobbiamo trovare questa continuità che un po' ci manca, che è sempre stato forse il nostro punto debole. E se troviamo la continuità che ci manca, probabilmente possiamo ottenere il risultato. Diletta via con gli SMS, poi andiamo a vedere anche i migliori in campo di questa gara. Il nostro inviato era Andrea Labbate, vai. Zenit, tutto cuore Ricciarelli. Tutto cuore Ricciarelli è bella. Avanti se c'è qualcos'altro. Se queste badesse devono vincere il campionato, ma... Vabbè, questo è una battuta d'arresto. Le badesse però, mi sembra, Lorenzo Agostini, non fossero assolutamente arrendevoli. Insomma, Ricciarelli ha salvato la Zenit a più riprese. Sì, sì, no, su questa partita, in questa partita chiaramente... mi sembra però nel complesso, ora non vorrei dire una mischerata, però che le badesse in estate sono la squadra che hanno speso di più, che hanno costruito meglio, che hanno costruito maggiormente. Credo che poi tutte le altre abbiamo detto vabbè, tanto le badesse farà campionato a sé, quindi noi ci assestiamo dal secondo al settimo posto e proviamo a prenderci le briciole. Non vorrei che fosse, che sia stato pensato questo da, per esempio, alla Zenit, per esempio dal Porto Romana, dal Poggi Bonzi, insomma. Poi Gimonzi aveva il caso a parte, ma non vorrei fosse stato questo il pensiero un po' comune delle altre. Vabbè, insomma, poi il campionato del mercato di riparazione che tra poco apre, insomma, dà la possibilità di riparare, insomma, le badesse come organico è profondo e di grandissima qualità. Allora, prima da scegliere il migliore in campo abbiamo ancora qualcosa di Letta, se la vogliamo leggere, e dopodiché andiamo a vedere il migliore in campo. Vedo che stai selezionando i messaggi, quindi andiamo a scegliere il migliore in campo e poi diamo spazio alla nostra diretta. Migliore in campo scelto da Andrea Labbate. Vediamo. Migliore in campo è la portiere Ricciarelli della Zenit Audax, decisivo almeno con 4 interventi, super Ricciarelli, il migliore in campo. Zenit è tutto, com'era? Tutto cuore Ricciarelli. Tutto cuore Ricciarelli è bellina, mi piace. Allora, vai, Diletta. Zenit Audax, la partita di ieri ha dimostrato la qualità dei giovani, le badesse viste ieri deludenti nel gioco. Deludenti nel gioco, anche se hanno avuto almeno 7-8 palle gol, bisogna essere anche onesti. C'è ancora qualcosa, se no vado a... Ma si dicono che non ti riesce fare complimenti alla Zenit. No, ha fatto i complimenti alla Zenit, ha vinto il campionato, ha vinto la partita contro le badesse e ACP. Forza Zenit tutta la vita. E gli facciamo complimenti alla Zenit, però insomma le badesse hanno comunque tenuto il campo, sono state... Ti faccio complimenti poi anche in privato, Picciante, rassicura l'amico da casa. Andiamo adesso a vedere quello che è successo sul campo della Fortis Juventus l'Astrigiana 1-1. Qua si mangia le mani invece la formazione dell'Astrigiana, perché ha avuto tante opportunità per chiudere questa gara, ma alla fine la Fortis è riuscita a portare a casa il risultato di parità. L'Astrigiana, secondo te, Picchianti, può essere protagonista in zona playoff? L'Astrigiana... Questo è intanto il vantaggio di Loris Pagnotta, che porta avanti la formazione della L'Astrigiana. L'Astrigiana credo abbia un organico importante, soprattutto davanti. Io conosco Pagnotta, conosco Caggianese, sono due giocatori importanti. E a livello, per i playoff sicuramente possono essere una papabile, però penso che ci sia tante squadre papabili per i playoff. Come ti ho detto prima, il campionato è molto equilibrato, quindi ancora secondo me è presto per capire bene chi saranno le vere pretendenti. Diletta, dimmi, stiamo vedendo, ovviamente ringraziando Giampiero Banchelli per le immagini, i riflessi del match di Borgo San Lorenzo, poi vediamo come la formazione dell'Astrigiana, qua con Pagnotta, poi con Caggianese a ripetizione, eccolo qua, Mattia Caggianese, non lo prendono mai, qua rientra bene e poi va anche a concludere non inquadrando lo specchio della porta, poi finisce anche lungo e disteso, insomma una formazione qui della stagione che ha veramente tante potenzialità da poter sfruttare. Diletta. L'ala Astrigiana ha buttato via in maniera incredibile 2 punti, troppi errori. Sì, oggettivamente sotto porta tanti errori della Astrigiana. Massimo Manganelli, ti intriga questa formazione di Calderini? Sì, era partita male, ma ora ha fatto dei risultati importanti nelle ultime 3 partite.
e credo che sarà una delle protagoniste di questo campionato. Ora non ripeto, secondo me per il primo posto qua c'è un'altra opportunità davvero gigantesca per la formazione, però la Lastigiana può sicuramente la vedo nelle prime cinque sicuramente, insomma, ecco. Quindi avete visto anche un'opportunità con Lenzini, non ovviamente finalizzata. Qua ancora la formazione della Lastrigiana, sempre con Lenzini, palla fuori, e poi nel tempo di recupero, esattamente al 48esimo, dopo che ci sono state, questa è un'altra ghiotta occasione per quanto riguarda Caggianese, e al 48esimo arriva la beffa, perché Gentili, se non si chiudono le partite, poi che succede? Che arriva Costa e segna al 48esimo il gol dell'1-1. Qua Costa festeggia giustamente, pareggio preso per i capelli per la Fortis Juventus. Adesso ci andiamo a vedere invece il super derby della Valdelsa, possiamo rientrare in studio, il derby attesissimo tra il Poggi Bonsi e la Collegiana. Tanto rumore, perché cosa, Manganelli? Per niente, perché poi è finita 0-0, una partita insomma dove è successo davvero poco, insomma, tra due formazioni che sentivano forse troppo questa gara. Ma io penso ci sia un po' di lavoro in corso, sia di qua che di là ancora, quindi è venuta troppo presto sta partita rispetto a... aspetto nel giro di ritorno qualche cosa in più, perché sicuramente dopo il mercato di... invernale qualcosa farà il Poggi Bonsi, qualcosa sono convinto farà anche la Collegiana, perché sono due società di blasone che comunque insomma, devono lasciare un'impronta a questo campionato. In questo momento sta facendo meglio il Poggi Bonsi perché è partito meglio, l'aria dell'entusiasmo, squadra fatta negli ultimi minuti, però insomma, sicuramente hanno da intervenire tutti e due, lo faranno conoscendo. Indubbiamente il Poggi Bonsi che insomma ha avuto anche delle opportunità per riuscire a passare in questo derby, picchianti il Poggi Bonsi che ti aspetti protagonista nel mercato di riparazione. Sì, sono d'accordo col direttore, penso che Poggi Bonsi interverrà e se sarà ancora a dicembre nelle posizioni in cui adesso sarà una delle possibili papabili ai playoff. Anche la Collegiana che laggiù che rischia, perché qua il campionato è corto, insomma, con la classifica molto molto diciamo delineata, e quindi anche la Collegiana dovrà correre ai ripari per cercare di permanere in categoria. A questo punto andiamo invece ad Anghiari, senti dove andiamo con il nostro Matteo Gentili, a vedere come la Stina Lunghese riesce ad espugnare il campo della Baldaccio Bruni. Allora Lorenzo Agostini, questa Baldaccio sembrava accreditata per poter essere protagonista, invece va un po' a corrente alternata, seconda sconfitta consecutiva, dove invece lasciato le penne alla Strastigna, perde anche in casa con la Stina Lunghese. Sai chi segna? Segna il venezuelano Pluchino, che ormai sta diventando un habitué dei gol, insomma lo vedremo tra qualche istante, però è una vittoria importante perché vince ad Anghiari, dove ci fu la famosa battaglia, nel senso della parola, tanto questo è il gol di Pluchino che dà la vittoria alla Stina Lunghese ad Anghiari, però insomma una battuta d'arresto pesante per la Baldaccio. Sì, no, chiaramente una battuta d'arresto che non ci stava. Però anche la Stina Lunghese è una squadra, è vero, la classifica in questo momento dice che è una squadra di medio-bassa classifica, però il marcatore Pucino è un giocatore che ha giocato alla Bombonera di Buenos Aires contro il Boca Juniors davanti a 50.000 spettatori, cioè quindi è una squadra preparata con delle individualità importanti. Ci pensi dalla Bombonera ad Anghiari? Cioè, una cosa importante, insomma. Una cosa importante. La Bombonera ad Anghiari è un bel viaggio. È una battaglia anche lì, insomma. Indubbiamente. Quindi comunque, a parte questo, delle individualità ce l'ha anche la Stina Lunghese, quindi è una squadra che, anzi, secondo me è una delle delusioni fino a questo momento, perché poteva fare parecchio, insomma, rispetto a quello che ha dimostrato fino a questo momento. Picchianti, questa Stina Lunghese dove la collochiamo? Intanto questa è l'espulsione del giocatore della Stina Lunghese, Capogna, quindi la Stina Lunghese addirittura ha giocato anche la seconda parte del secondo tempo in 10 uomini. Guarda, a me non mi sorprende tanto, perché noi ci abbiamo giocato contro la Stina Lunghese e sinceramente è la squadra che ci ha messo più in difficoltà, è la squadra che ha espresso un calcio migliore rispetto a tutte quelle che abbiamo trovato. Per cui sono d'accordo che magari qualche punto in più l'avrebbe potuto fare, però non mi sorprende questo risultato, perché secondo me la Stina Lunghese è una squadra che poi alla lunga penso che venga fuori. Altro campo difficile, quello di Foiano, dove l'Antella fa 0-0
contro il Foiano. Possono partire le immagini anche di questo confronto, ce l'abbiamo praticamente tutte da tutti i campi. È stata una partita nella quale il Foiano ha fatto la gara, è stato anche pericoloso, ha colpito anche un palo Massimo Manganelli, però questa Antella rispecchia proprio il suo allenatore, è una squadra tignosa, difficile da affrontare, insomma è una di quelle squadre proprio costruite. Questo è un gol annullato a Monaci del Foiano per fuorigioco, però al di là di questo, insomma, io vorrei sottolineare come veramente l'Antella stia ben interpretando questo campionato. Sì, sì, ma tutto giusto l'hai detto, ma non da quest'anno, perché insomma Alavi è già 3 anni, 4, non so quant'è che è all'Antella, insomma ha sempre fatto bene ed sono i suoi campionati questi qua, cioè dove lui riesce a trasmettere questa determinazione a questi ragazzi, è una cosa non comune, ecco, e tutti gli anni riescono a far bene, perché insomma, credo che il loro obiettivo lo centrano tutti gli anni, e spesso capita che non hanno nemmeno bisogno di ricorrere a play-out. Indubbiamente. Quando vai a prendere un punto così su un campo difficile, sì, come sì, quello del Foiano, giocando anche a viso aperto, perché cioè, non è stato un assedio del Foiano, sì, insomma, credo che vada evidenziato questo aspetto, quindi un Aglianese assolutamente in momento positivo. Lorenzo Agostini, 10 secondi, dove lo collochiamo questo Foiano? Questo Foiano è secondo me uno dei punti interrogativi di questo girone, perché io lo collocavo tra le prime 7, zona playoff, insomma, comunque subito sotto, in questo momento non saprei dove collocarlo. È ancora un po' un oggetto misterioso, deve ancora trovare la giusta alchimia, insomma la giusta dimensione per quanto riguarda appunto la formazione della Val di Chiana. A questo punto possiamo rientrare in studio, dopo aver visto queste immagini, questo 0-0 comunque divertente tra l'Antella e il Foiano, e andarci a vedere la partita al Cardiopalma, quella tra il Signa e il Terranova Traiana. Anche il Terranova Traiana non riesce proprio a decollare, finisce 2-1 per il Signa, ma ne sono successe di tutti i colori. Intanto al primo minuto il Signa passa in vantaggio grazie al gol di Bartolozzi, con la difesa del Terranova Traiana un po' in difficoltà. Poi le proteste per questa uscita del portiere del Signalensi, rivediamo, la prende con la mano, fuori, dentro, rallentiamo un attimo, Innocenti, rivediamola ancora una volta cortesemente, qua come la mettiamo, Gentili, insomma questa uscita del portiere del Signa era punibile, calcio di punizione, ci poteva stare qualcosa di più? Andrebbe fuori? Non è facile da... Siamo al limite, qua non abbiamo la VAR, non abbiamo ovviamente i supporti, l'arbitro decide di fermarsi con il calcio di punizione, non prendere provvedimenti nei confronti del portiere del Signa. Che dici, Picchianti? Non so, ti esprimi? Non so se... mi sembra fuori area, poi per quanto riguarda la sanzione disciplinare no, va bene. Difficile insomma valutarla. Qua c'è anche il Signa che protesta, ma qua l'arbitro lascia ovviamente correre, qua non mi sembra ci fossero gli estremi per la massima punizione. Ecco qua insomma il giocatore del Signa si lascia cadere, insomma, e qua direi che l'arbitro ha lasciato correre. Poi il pareggio del Terranova Traiana con Sacconi, che di testa riesce a trovare il gol dell'1-1. Il Signa poi continua ad attaccare, ci sono tanti episodi, la gara diventa anche molto molto ruvida, come vedete, insomma interventi anche un pochino sopra le righe, ha il suo da fare il direttore di gara per mantenere la calma in campo. Ancora la formazione del Signa che prova a rendersi pericoloso con questa azione avvolgente, la parata del portiere del Terranova Traiana. Agostini, questo Terranova Traiana può essere protagonista, qua attenzione perché c'è il portiere Lensi che abbatte Sacconi, ecco qua l'arbitro qua non interviene, e qua Terranova Traiana insomma credo che abbia ben donde a protestare un attimo. Qua il Signa con Bartolozzi si divora un gol incredibile, poi un'azione tipo Jalappas che non porta alla gol della formazione del Signa, e poi proprio al 77esimo c'è questo fallo e la concessione del calcio di rigore, qua l'arbitro non ha dubbi nel concedere il penalty e dal dischetto Bartolozzi sarà decisivo. Agostini, dopo aver visto la trasformazione di Bartolozzi, come collochiamo questa Terranova Traiana? Come collochiamo non lo so, però è una squadra che in casa fa veramente una squadra molto tignosa, quadrata, che fa faticare tutte in casa. In trasferta abbiamo visto, insomma, zoppica un po'. Mi sembra un po' come
come l'Antella degli anni passati, una squadra che costruisce tantissimo, tantissimi dei propri punti in casa e poi trasferta un po' deambula. Chiudiamo il nostro giro per quanto riguarda il campionato di eccellenza con delle immagini che riguardano il Porta Romana, perché il Porta Romana è decisamente la sorpresa bella del campionato. Batte 2-0 la formazione del Valdarno grazie ai gol di Menarini e di Caschetto. Massimo Manganelli, questo Porta Romana con Stefano Lacchi in panchina sta dimostrando insomma di poter essere protagonista. Squadra giovane tra l'altro. Sì, sta facendo molto bene. Menarini 2002, ex Prato ed ex Livorno, giocatore importante, Caniggia, ex Fiorentina, insomma sono tanti i ragazzi possono mettersi in evidenza. Potrà durare però? Ma durare dipende, io non credo che il loro obiettivo sia quello di dar noi alle badesse, poi mi auguro per loro di sì, però è una squadra che anch'essa la va messa fra coloro che lotteranno per le prime cinque, perché ci può stare, insomma, ecco. A proposito del Traiana, volevo dire, non dimenticate che è una neopromossa e che quindi già trovarsi sopra metà classifica, credo, tanta roba. Una neopromossa, quindi. Certo. Terranova Traiana, che tra l'altro è una formazione che ha fatto un'ascesa importante. Mirko Picchianti, questo Porta Romana, che tra l'altro sarà il prossimo vostro avversario, quindi lo state studiando, avete visto tutti i filmati, insomma, perché siete molto attenti. Cosa ti intriga di questa squadra? Non lo so, sinceramente non l'ho mai vista, però te lo dico dopo domenica. Spero, faccio affidamento sulle nostre qualità, di trovare un po' di continuità. È una sfida di vertice quella del Bruno Bozzi. Potrebbe essere una sfida di vertice, vediamo un po' come ci arriviamo, con quale mentalità e se riusciamo a dare continuità a questo risultato. Allora, la nostra diretta c'ha degli sms, li andiamo a leggere, poi ovviamente chiedo al nostro Paolo Innocente di far ripartire anche, questa è una comunicazione di servizio, il nostro timer per darci ovviamente l'idea sul tempo a nostra disposizione, perché il tempo è sempre tiranno, come dicevano i grandi conduttori. Diletta. Massimo Manganelli, torna presto, questo calcio aspetta te, troppi dilettanti allo sbaraglio e i migliori invece stanno a guardare. Allora, Massimo Manganelli sicuramente... Facciamo pagare la cena a questo tipo. C'è qualcuno che ti sta chiamando, il cellulare ti squilla. No dai, non è assolutamente così. Sei pronto però, dai. Sì, ma perché non c'è mai nessun problema, l'importante è che ci sia qualche progetto giusto, insomma, ecco, per poter lavorare poi. Siamo pronti per tornare in campo a più ripeto. Diretta c'è altro. Promozione girone A. Vai, risultati di classifica. 2-2 tra Calenzano e Lammari. La Lampo che batte il Ponte Buggianese per 2-0. Malisetti Lanciotto 0-2. Prato 2000 Luco 2-1. Quarrata Larcianese 1-0. River Piave Montespertoli 2-1. Sestese Viaccia 0-2. Villa Basilica che batte il Pieve Fosciana 1-0. In testa alla classifica 17 punti il Prato 2000, 16 River Piave, 13 la Lampo. Chiude invece la classifica Pieve Fosciana quota 8, Calenzano, Quarrata e Lanciotto 7, Lammari e Luco 5. Questa è la classifica, il Prato 2000 del nostro Simone Sette Soldi continua a rimanere in testa alla classifica. La River Pieve a quota 16 e poi la Lampo a quota 13 con il Viaccia che si sta riabilitando. Allora, vediamo delle immagini per quanto riguarda questo campionato, così abbiamo la possibilità di commentarle insieme ai nostri ospiti. Partiamo dal nostro Lorenzo Agostini. Prato 2000 batte il Luco per 2-1 con i gol di Dingozzi, Delli Navelli e poi la rete di Scala. Insomma, a questo punto matricola, sì, ma terribile nel vero senso della parola. Sì, lo diciamo già dall'estate, è una squadra che è veramente, insomma, costruita molto bene. Io ho visto contro il Viaccia, ho visto una squadra, insomma, che sa giocare bene a calcio, che sa coprire bene tutto il campo. Non è una cosa scontata in promozione, perché vedi squadre che invece magari lasciano degli spazi vuoti, spazi su cui poi è facile inserirsi. Invece Prato 2000 è veramente una squadra che sa giocare bene a calcio, che ha degli interpreti chiaramente importanti e poi c'ha quel Sette Soldi che, insomma, È un valore aggiunto. Sestese che delude invece, perde in casa con il Viaccia per 2-0, con i gol di Dumbia e Massaro, la formazione di Benesperi si conferma veramente squadra di altissimo spessore. Mirko Picchianti, Viaccia superstar. Sì, è vero, la Sestese ha detto delude, però insomma il Viaccia è una buona squadra, io penso. La Sestese se perde in casa con il Viaccia delude, dai. Sì, però il Viaccia, cioè, io penso abbia la coppia d'attacco più forte del campionato, Dumbia Bastoggi, penso
che sia tanta roba. E io penso che Biaccia sia una delle pretendenti ai playoff, quindi era una bella partita. Non era, era scontata, era diciamo un'opzione da mettere in preventivo. Massimo Manganelli, il Biaccia è più forte della Sestese? Ma come io, dice Picchiani? Io credo di no, insomma, ecco, io conosco bene Marco, Marco mi sembra si chiama, no? E quindi so che è stato un grande giocatore, probabilmente anche un bravo allenatore, però io, insomma, i giocatori della Sestese, e ora la Sestese anche la campagna acquisti ha fatto, perché ha preso dei giocatori da categoria superiore, insomma, io la davo e credo di avere ancora, di spendere ancora una parola per la Sestese, perché può darsi che recuperi, credo che ce la farà, perché mi sembra come organico, insomma, un secondo a poi, ecco. Io, secondo me chi arriva prima della Sestese in quel girone vince il campionato. C'è questo River Pieve, no? Che potrebbe rompere po' le uova nel panello, sia alle Pratesi, sia alle Fiorentine, sia alle Pistoia. Ma perché poi c'è qualche squadra molto esperta, insomma, che sono squadre che sono per ora viaggiano un po' nell'ombra, ma insomma, ma sono. Molto esperto, dibattuto proprio da River Pieve in questa giornata, per cui è uno Morelli di Tommaso e Benassi, marcatore. Senza appunto di ricordare il Prato 2000, che comunque insomma già è lì. Favorita secondo te il Prato 2000? Ma io tengo ancora la Sestese. Quindi ancora la Sestese è la favorita di Massimo Manganelli. Diretta vai con gli SMS. Secondo me bisogna iniziare a prendere sul serio questo Prato 2000. Unica squadra imbattuta nei tre gironi di promozione e ieri vincente anche senza un top player come Gori. Tra l'altro è infortunato Gori, gli facciamo gli auguri di una prontissima guarigione. E questo lo dicono i numeri, insomma, il Prato 2000 sta facendo alla grassa. Solo e sempre forza Biaccia, un abbraccio al Picchio. E vabbè, Biaccia che sta facendo bene, perché tra l'altro Picchianti è un ex Biaccia, insomma, è nato lì, è cresciuto lì, insomma, ha fatto molto bene. Anche una finale di Coppa Toscana giocato sul campo delle Badesse contro Manciano. Contro il Manciano andò male, però lasciamo fare, perché perse il Biaccia. E c'era il portiere Sabatini, mi ricordo, in porta del Manciano. E del Bianco da noi. E del Bianco. Facevano una coppia giovane. Una coppia giovane di portieri, sì, in quota tutte e due. Allora, a questo punto andiamo alle notizie d'attualità con l'Arcianese che deve cambiare allenatore, perché dopo la sconfitta contro il Quarrata di Montagnolo, il gol di Raimondo per 1-0, l'Arcianese ha preso atto delle dimissioni dell'allenatore Andreoli. Quest'oggi il direttore sportivo Palumbo ha incontrato due allenatori, quindi è corsa a due per la panchina dell'Arcianese. Stefano Ceri, si sono incontrati nel pomeriggio con l'ex allenatore dell'Aglianese, c'è stata una chiacchierata molto lunga, e con Targetti, quindi ex allenatore del Porta Romana e del Fucecchio. Quindi l'Arcianese sceglierà tra Targetti o Ceri. Targetti ha già lavorato con Palumbo a Fucecchio, quindi c'è già un trend unione importante, però era un po' titubante Targetti, insomma, aveva qualche perplessità, molto ovviamente, perché c'ha altre sirene, perché insomma le panchine sono davvero scottanti. E quindi come andrà a finire Massimo Manganelli da uomo navigato di calcio, quale sei? Ceri o Targetti? Questo non si può dire, dai, lo sa anche te. Ti do l'euro, no, su chi lo scommetti. Questo non si può dire. È che secondo me l'Arcianese è una piazza importante, insomma, quindi non da sottovalutare. E stanno prendendo comunque vada un grandissimo allenatore. Certamente, Stefano Ceri ha vinto tutto. Si parla di due personaggi sicuramente all'altezza. Insomma, no, della Stefano Ceri ha vinto gli ultimi tre campionati con l'Aglianese, vincendo tutto, double, triplo, coppa. Certo, Maurizio Targetti, allenatore di altissimo spessore. Ha fatto bene anche lui negli ultimi due anni. Insomma. Quindi è probabile, ma questa è una mia impressione, che se Targetti riesce, diciamo, a mettere in secondo piano le sirene di possibili piazze alternative, allora può essere lui l'allenatore della Arcianese, perché c'è già un rapporto con Palumbo. Se invece Targetti aspetta, sta lì alla finestra perché c'è una panchina importante che lo aspetta, allora potrebbe io essere. Io ti posso dire che c'è qualcuno che rinuncia a panchine di eccellenza, Non ti farò né nomi e nemmeno la società, ovviamente, no? Però ti dico che alcuni allenatori sono stati contattati per una panchina di eccellenza e aspetta da lì. Quindi è tutto un divenire, perché adesso ci sono degli allenatori che sono pronti ad entrare, lo dice anche Massimo Manganelli, quindi come andrà a finire domani, proprio decideranno in queste ore Ceri o Targetti. Non mi sbilancio perché siamo a 50-50. Certo. Dietro. Risposta a Mirko, Baroncelli, Dingosi, Liscio, Algerino, molto meglio di Bastoge e Dumbia.
Vabbè, ora qua diciamo si apre una dialettica e non finisce mai, ognuno ha il suo modo di pensare. Vediamo invece due allenatori, due miei amici che si sono incontrati, due allenatori interessanti, uno navigato, Daniele Allori, tecnico del Lanciotto, Francesco Fabbri, nuovo allenatore a sorpresa del Malise Tiziano. Si incontravano, vediamo i gol perché Allori ha vinto per 2-0 sul campo del Maliseti con i gol di Gambineri e di Reali. Questo è il gol di Gambineri per il vantaggio della formazione del Lanciotto e poi Reale andrà a realizzare il gol del 2-0, quindi esordio amaro per Francesco Fabbri sulla panchina del Maliseti. Alla grande invece Daniele Allori per quanto riguarda la formazione del Lanciotto, questo è il gol di Reale con una mezza frittata della difesa del Maliseti. Mirko Picchianti da ex Maliseti, quali sei? La vedo dura, qua Francesco Fabbri si è preso una brutta gatta da pelare. Vabbè, diamogli tempo, dai, ora è arrivato, si è messo ora sulla panchina del Maliseti, avrà tutto il tempo per definire tutto. Intanto penso che domenica rientri anche lui davanti e magari un po' di esperienza, visto che la squadra è abbastanza giovane, ne avranno bisogno. Vediamo, dai, c'hanno già 10 punti, ripartono da lì. Che comunque è un buon bottino, perché insomma questo sì, sì, è davvero importante. Bene, a questo punto chiudiamo con la prima categoria perché il tempo a nostra disposizione sta per essere esaurito, quindi risultati di classifica e poi chiudiamo questa lunga cavalcata con il gioco è fatto. Vai Diletta. CF che batte il San Piero a Sieve per 2-0, Casal Guidi Gialli Montemurlo 1-0, Gaglianese Legnaia 1-0, 0-0 tra Iole e Amici Miei, Mezzana Comeana 1-3, Novoli che batte Isolotto 3-1, 0-0 tra Doccia e Galcianese e 1-1 tra Chiazzano e Atletica Castello. In testa alla classifica la Gaglianese a 16 punti, seguita dal Novoli a quota 14, Amici Miei 12. Chiude invece la classifica il Doccia a quota 4, Mezzana 1, Jolly 0. E vabbè, con le pratesi che continuano a stentare davvero, con la vittoria, quindi evidenziamo, visto che c'è qualcosa di positivo, del Casale Fattoria CF 2001 che batte San Piero a Sieve per 2-0, segna l'ex giocatore lavaianese Impavida Boasson, autore di una doppietta. Sconfitta per il Mezzana con il Comiana Bisenzio che passa per 3-1, pareggio per la Galcianese, mentre il Jolly continua a perdere, battuto anche sul campo del Casale. Ti faccio una domanda a bruciapelo. Vai. Perché non parlate più della seconda categoria? Non abbiamo mai parlato della seconda categoria, quindi siamo arrivati alla prima e già mi sembra una lunga cavalcata. La seconda categoria, come sempre il nostro format, invitiamo chi la vince. Quindi chi vince la seconda categoria poi nel mese di maggio sarà nostro ospite qua al Gioco è Fatto, come è successo per il Querceto, come è successo per il Prato 2000, insomma, e tante altre società che hanno vinto il campionato di seconda categoria. Bene, siamo arrivati al termine di questa lunga cavalcata. Chi ci va all'Arciano, Agostini? Allenare. Allenare. No, Massimiliano Masi, forse. No, non lo so, perché o Lorenzo Agostini. Targetti no. O Ceri? A me piacerebbe Targetti, perché viene a due secondi posti consecutivi in eccellenza, insomma, è un allenatore importante. Ceri ha vinto tutto, però io voterei per Targetti, insomma, dovessi scegliere per Targetti. Perfetto, ti ringraziamo per il tuo intervento, competente e attento. Grazie. Ci seguiremo con le tue telecronache sui nostri canali 74, 212, 626. Grazie a Massimo Manganelli, ti aspettiamo su una panchina, no, su una scrivania importante in Serie D eccellenza, insomma, dove comunque c'è qualcosa di interessante, perché è uno che sa fare calcio. Grazie per il tuo intervento. Grazie a voi, è stato un piacere come sempre. Facciamo i complimenti, visto che mi chiedono, a Mirko Picchianti, alla Zenit Auda, che se sta facendo bene, con l'auspicio di farvi complimenti ancora più importanti al termine della stagione, perché una rondine non fa primavera, quindi vogliamo ovviamente che la Zenit sia protagonista fino in fondo. Grazie a Mirko Picchianti e complimenti per quello che state facendo fino a questo momento. Matteo Gentili, grazie per il tuo intervento. Grazie. Ti seguiamo a Borgosesia, la trasferta è lunga, ma insomma bisogna che il Prato continui ad andare in questa direzione. Grazie per il tuo intervento. Grazie. Grazie alla nostra Diletta. Grazie a te, grazie ai nostri ospiti e soprattutto ai nostri telespettatori. Vi aspettiamo lunedì prossimo. E allora l'appuntamento è rimandato di 7 giorni, lunedì prossimo 21:20, rigorosamente in diretta, perché il grande calcio dilettante è solo qui da noi. Alla prossima, ciao.